io penso anche, torniamo al tema reddito di cittadinanza, che invece in questo caso una cosa che si debba fare sono le utenze di cittadinanza, perché tu non puoi permettere che ci siano cittadini che rimangono senza luce e senza gas per l'aumento dei costi dell'energia. L'utenza di cittadinanza lanciata da Giorgia Meloni è dunque il fatto nuovo della campagna elettorale, in contrapposizione alla misura di sostegno introdotta dal Movimento 5 Stelle. Da Catania la leader di Fratelli d'Italia riflette dunque su un'alternativa a quel reddito costato nel solo 2021 9 miliardi di euro, che ha mostrato evidenti difetti. Meglio in questa difficile fase concentrare gli sforzi dello Stato a garantire energia a tutte le case, è il suo ragionamento. Confrontiamoci subito e invito rivolto a Draghi e a tutti i partiti ai quali propone. E se tu prendi le bollette dello scorso anno e le parametri a quelle di quest'anno e prendi tutto l'aumento tra un anno e l'altro e su tutto quell'aumento tagli gli oneri dello Stato, forse una mano già la dai. Stretta insomma la connessione tra le difficoltà nel far quadrare i conti delle famiglie e l'esigenza di trasformare l'assistenzialismo in concrete prospettive di lavoro. La leader ribadisce i mali noti del reddito di cittadinanza. Il lavoro non si crea per decreto, bensì investendo sulle imprese che formano e assumono, osserva. Argomento scivoloso in un territorio come quello del catanese, dove in tanti percepiscono il sussidio. E sul caso ipotetico di un giovane disoccupato, conclude. Se gli stessi soldi che oggi do a una persona che può lavorare, lo do all'azienda che lo assume, lo faccio lavorare, io creo ricchezza, investo, ok? Quindi non bisogna avere paura.